benvenuti a tutti quanti i partecipanti nella nostra regione e nella nostra città. Porto un saluto di tutta l'amministrazione comunale che è onorata di ospitare per la seconda volta questo convegno nazionale dei professori di geografia, vista anche ciò che diceva prima la dottoressa Forte, l'importanza di questa materia e quindi di geografia, cioè proprio descrizione di questo territorio, è importante descrivere anche la nostra piccola regione e la nostra città di Termoli. Credo che sia importante anche nelle varie accezioni che adesso la geografia sta assumendo, non solo nell'ambito sociale, nell'ambito descrittivo e in tutti gli altri ambiti che questa materia porta, e soprattutto quello che può interessare più noi istituzione nell'ambito del marketing territoriale, che sta diventando una, diciamo, parte molto importante anche per noi istituzioni, che si siano comuni, università e regione. E per questo è importante il rapporto che noi istituzioni possiamo instaurare con le scuole, dalla scuola dell'infanzia, le elementari, le medie e le superiori, e poi soprattutto con l'università. Università che noi abbiamo la fortuna di avere qui una facoltà proprio di scienze del turismo, che può diventare un volano non solo di natura culturale, ma anche un volano economico e sociale. E questo credo che sia impossibilitato a essere se non c'è uno studio anche del nostro territorio e della nostra città. Ed è questo proprio la nostra volontà come comune, per avere delle relazioni sempre più forti con l'università per lo studio anche della geografia locale, e con tutte le altre scuole di ogni ordine e grado ed istituzioni. Quindi io vi auguro un buon lavoro e ringrazio il Presidente, ringrazio il Professor Cirino per aver scelto ancora questa nostra amata e bella città per questo convegno, e vi auguro un buon lavoro. Grazie.